Benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un giorno specialissimo perché è il compleanno di Manuel. Oggi compie 14 anni, quindi è un grande compleanno. Mi spiace perché volevo fare una festa e invece siamo chiusi in casa, lo festeggeremo noi. Quindi oggi devo preparare due cose per lui. Beh, una è la torta, ovviamente, e l'altra sono i ravioli fatti in casa, ovviamente senza glutine, così li possono mangiare anche Gabriele e Maurizio. Ma adesso andiamo a vedere cosa sta facendo il festeggiato. Eccolo qui, Manuel! Oggi, come sempre, è una nostra tradizione, diciamo che il giorno del compleanno il festeggiato apre se stesso tutta la PlayStation, può fare quello che vuole, se vuole guardare film, se vuole giocare. Manuel ovviamente sta giocando a Fortnite. E niente, quindi lui sarà rinchiuso in questa stanza, potrà venire di là, vabbè, per andare in bagno e per mangiare a pranzo, ma non dovrà vedere quello che prepariamo per lui. Io devo andarmi a muovere, se no qui non prepariamo proprio niente, e quindi adesso lo lasciamo ai suoi giochi. Poi si fare almeno, però. Guarda, di qualcosa. Ciao. Mamma mia, che sforzo. Va bene. Ciao, ci vediamo dopo. Dopo aver cercato tutte le ricette che ci serviranno oggi per preparare le cose che vi ho detto e aver deciso il pranzo, e sono arrivati due pacchi stamattina. Uno piccolino, vi faccio vedere qua cosa c'è. C'era questa, la colla per le unghie. E anche una limetta. E anche una limetta piccina. E poi è arrivato quest'altro pacco grande che adesso apriamo insieme a voi, così vi facciamo vedere quello che c'è dentro. Allora, praticamente inizio preparando il ripieno per i ravioli. Trito questo formaggio e prosciutto che è avanzato di ieri dagli involtini di Lonza, e poi vado ad aggiungere la carne tritata e le zucchine che sono sempre avanzate dall'altro ieri, però dai panzerotti. Quindi adesso vado a frullare tutto quanto. Allora, per prima cosa vanno a mettere il latte nella pentola per farlo scaldare, per preparare la crema pasticcera. Poi vado a mischiare le uova con la maizena e lo zucchero. E poi andiamo a prendere gli ingredienti per fare il pan di Spagna. Allora, Giorgia inizia a montare i bianchi a neve, poi unisce i tuorli con lo zucchero e va avanti nella preparazione del rotolo che ho preso sul canale YouTube Polvere di Riso. Intanto io là dietro ho preso la farina per fare la pasta fresca. Giorgia stende nella teglia il rotolo e lo inforniamo, vi lascio la sovraimpressione, il tempo e la temperatura. Dopo averla impastata un po' nella ciotola, e la vanno a impastare a mano sulla spianatoia e poi la lascio riposare un'oretta. Intanto io metto su poi il ragù e Giorgia invece prepara il rotolo al cioccolato, il pan di Spagna.
faccio il soffritto, metto con l'olio in pentola, poi metto la carne tritata. Siccome era ancora congelata ci ha messo un pochettino comunque a spappolarsi tutta, diciamo, però poi ci ho messo anche un po' di vino. Come potete vedere, la torta l'ha assemblata tutta quanta Giorgia, anche la decorazione l'ha fatta lei, io le ho dato solo qualche suggerimento e poi le ho dato la frutta secca che avevamo e lei poi l'ha decorata. Con questa cosa qui che non si può uscire tutto quanto, si fa come si può, no? E niente, quindi questa è la torta. Allora, aspettate che metto la luce così. Ok, dillo anche a tuo fratello al festeggiato. Allora, questi qua sono i ravioli. Ecco, ne sono venuti in realtà non tantissimi. Mamma, ecco quale potrebbe. Aspetta. Poi col ripieno avanzato Sabrina ha fatto e Giorgia hanno fatto delle polpettine, adesso vado a cuocere e così mangiamo anche queste. Qui c'è, guarda che ti bruci, via, molla. Ho paura che si cadeva. Qui c'è il pentolone con l'acqua, sta gigante. L'acqua. Quasi, e qui invece c'è il ragù pronto. E la torta ve la faccio vedere dopo. Adesso vi faccio vedere che è arrivato un pacco, lo apriamo assieme, e la spesa che ha fatto Maurizio che venendo a casa. Allora, per prima cosa ha preso 4 casse di quest'acqua del Conad, che poi oltretutto, come sapete se ci seguite da un po', è la nostra preferita, e ha preso 4 casse di questa. Lì ci sono le altre 3 naturale, ovviamente. Allora, ha preso l'anticalcare per la lavatrice, poi la pappa per i gatti 50 centesimi l'una, poi gli avevo chiesto dei succhi, ha preso questo qui multivitamine, le crocchette per i gatti 79 centesimi, poi l'ace rosso, altra pappa per i gatti. Anche loro, povere bestie, devono ben mangiare. Non ha preso l'olio perché costava troppo caro. E poi ha preso i pannolini per Pia, 4,99. Va bene, ha preso queste 4 cosine che per non uscire io, visto che lui è in giro, gliel'ho fatta prendere lui. Adesso apriamo il pacco, intanto che aspettiamo che l'acqua bolle, così buttiamo giù. Pronti per aprire il pacco. Cosa ci sarà dentro? Cosa un kit! Certo, che la mamma ha preso di Giorgia. Per loro, è per tutte e due. Per me e per Giorgia, perché mi aveva chiesto questo, ma non potendo uscire mi sono attrezzata per farlo io e vediamo cosa ne esce. Quindi preparatevi perché presto ci sarà domani, un video me. In cui ci facciamo le unghie.
Posso vedere com'è dentro? Allora dai, vediamo tanto l'acqua è ancora... Posso aprirlo? Piano, Vediamo cosa c'è dentro. Giorgia! È arrivato il set. Me l'ha consigliato Tammy Moon, Valentina. Io vi lascio il suo link qua sotto. Il suo link, sì, qua sotto in descrizione. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Qui ci sono tre tipi di brillanti. Quello che c'è dentro, c'è scritto. Qua c'è coloranti. No, non è colorante, è la bacchetta. Qua invece ci sono le cose da metterci. È il gel. Quello, guarda, c'è il gel nero. Ma non è nero. Sì, guarda. Non è nero. È una questo da una parte è così. Qua invece c'è il limone. Perché per sì, l'animale le... E invece di qua c'è il pennellino. Fammi vedere il pennellino. No, è rigido. Non si toccano queste cose della mano. Che cos'è? Quello è, c'è scritto sopra. E anche questo che cos'è? Questa qua? Allora, la base, questa. Poi, non aprire i glitter. E poi invece questo qua è quello da mettere dopo. Sono geloso. Dov'è il biglietto? E poi invece queste qui sono le unghie. Guarda mamma, per iniziare devi mettere questa. Vabbè, questa poi qui... lo devi mettere nel forno. Questa qui è la scatolina. Poi nelle unghie quale vuoi metti con le ecco, è al contrario. Fermi tutti. Ok, poi in quale unghie vuoi ci metti la tua base, una di queste. E poi base per fare le unghie. Poi prendi questo. Mi sembrano molto carine. Poi lei ha bagni, detto poi che te lo attacchi sulla unghia. Poi se vuoi ci metti il glitter, poi lo metti qui e guarda. Sì, Valentina guarda, ha detto vedere. Che lei si trovava bene. Vedere. Sì, un attimo, non mi... Ti faccio vedere le istruzioni. Yeah. Dentro ci sono anche le istruzioni, anche perché io non le ho mai fatte, quindi guarda il pennello. Sarà divertente, vediamo cosa guarda, ne viene fuori. Rigido. Sì, non lo toccare. Giorgia! Non infatti volevo cercare di toccarlo, ma ci sono riuscita a non toccarlo. Qua ci sono i vari gel. Quello white ce lo metti questo qui sopra. È natural pink, questo qui è light white, infatti non si vede. Questo qua è nero sopra, no, è clear pink, che e questo qui è clear, è trasparente, rosa trasparente, bianco, no, rosa. Guarda, natural. Ci sono le istruzioni da più vicino, lo puoi vedere. Noi ci facciamo le unghie. Io l'ho detto anche io, ma quelli lì invece sono bellissimi. Questo qua che cos'è, Mumma? Questo qui sono veramente carini. Ti faccio vedere cosa c'è invece qui dentro. E questa qui è la soluzione. Molto fragile. No, molto... molto resistente. Fragile. Che... non mi ricordo che... forse è per pulire le unghie. Una spatola. Comunque. Ecco, finalmente è arrivata la cena, ecco qui i ravioli pronti, conditi col ragù e con una bella spolverata di formaggio. Tanti auguri, Manuel! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a l'ha fatta tutta Giorgina. Anche quando è fa.
Ecco da torta dentro. Prendo anche un simil scacchiera. Perché dovrebbero essere quadrati gli scacchi. Invece sono rettangolari. Ma non fa niente, è venuta benissimo. Sei stata bravissima. Adesso me ne faccio. Ah no, perché c'è anche la crema. In mezzo c'è. Giorgia l'ha assemblata tutta lei da sola. Qual è più bello? Mentre io facevo i ravioli.